Martosciello, Mastella nella prossima consiliatura non siederà nemmeno in consiglio comunale. Mastella, Martosciello, profezie da fattucchieri. Il comune di Benevento effettuerà un'indagine epidemiologica sul Covid-19. BCT, Carlo Verdone, ospite della serata di chiusura. Progetto per la potabilizzazione dell'invaso di Campolattaro. Finisce 1-1 la gara disputata a porte chiuse al Ciro Vigorito tra Benevento e Venezia. I lagunari sono passati per primi in vantaggio, poi è stato Sau a pareggiare i conti e quindi il risultato in parità con il Benevento che torna a far punti. Un Benevento che, ricordiamo, ha già conquistato ampiamente la promozione in Serie A. Ancora 5 partite ci dividono dalla chiusura della fase regolare della stagione. Ma veniamo al racconto di questa partita. Un pari preziosissimo, quello che il Venezia è riuscito a portare a casa grazie al punto ottenuto al Vigorito, e che significa molto in chiave salvezza. Prima chance clamorosa per il Benevento, che al decimo ha sfruttato un buco centrale di Modolo e Marino e si è presentato solo davanti a Lazzarini, che lo ha ipnotizzato. Il Venezia è partito bene, ha reagito con un tiro centrale di Longo al 14° bloccato da Montipò. La partita scorre senza troppi sussulti fino al 35°, quando Capello ha avuto una buona occasione in diagonale. Bello l'assist di Martino, ma la conclusione non trova il bersaglio. Il Benevento ha reagito immediatamente con Maggio, che si è trovato la strada sbarrata dalle Zerine. Il Venezia è passato in vantaggio al sesto con una prodezza di Montalto, che dalla distanza ha indovinato l'angolo ed è riuscito a battere Montipò. Ma la gioia è durata poco, perché meno di 5 minuti dopo Letizia ha trovato la testa di Savo, che di testa ha infilato le Zerine. Al 17° Capello, con un missile da fuori aria, ha costretto Montipò al grande intervento. Poi è stato Monachello al 22° a non sfruttare un grande assist di Lakevic per una questione di centimetri. Il Venezia potrebbe andare ancora una volta in vantaggio, ma il gol di Monachello è stato annullato per fuorigioco. Poi è stato Modolo provvidenziale su Di Serio. Al 93° clamorosa chance per Capello, che non è riuscito a segnare, facendo disperare la panchina arancioverde. Il Benevento, comunque, ricordiamo, è andato vicinissimo anche in due occasioni alla rete, con un paio di tocchi all'indietro da parte dei giocatori del Venezia, da parte dei lagunari. Ricordiamo Ecasi di turno, il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi. Record di ascolti anche ieri sera per la trasmissione Sport 7 Live in Tour, che è prodotto sulla terrazza del McDonald's. Proseguirà ancora il cammino del riuscitissimo format di TV 7 lunedì alle ore 20:30 in diretta dal comune di San Nicola Manfredi, e venerdì 17 invece per la gara Benevento-Livorno, che ricordiamo retrocesso in Lega Pro. La gara la seguiremo da Pagovea. La coalizione di Mastella arriverà terza ed eleggerà al massimo due consiglieri. Chi può scappi ora. È chiaro che la coalizione non avrà il supporto né del centrodestra né del centrosinistra, dichiara Fulvio Martosciello, europarlamentare di Forza Italia. Arriverà terzo e come tale non avrà diritto a sedere in consiglio comunale. Chi ha un po' di dimestichezza con i numeri si faccia due conti e scappi ora. Ci sono in politica assai spesso persone che millantano azzardando previsioni lunari, ma quando si supera il limite delle ipotesi bugiarde viene meno anche l'intelligenza politica di chi azzarda una singolare meteorologia non da studiosi ma da fattucchieri. Così Clemente Mastella in risposta alle ultime dichiarazioni dell'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martosciello. Vedremo già a settembre l'invincibile armata guidata dall'oracolo del Nord quale risultato otterrà alle regionali. Provare per credere. Il Comune di Benevento, in collaborazione con l'Unisanio e l'ASL, effettuerà un'indagine epidemiologica attiva mediante dosaggio di anticorpi IgM e IgG sulla fascia di popolazione potenzialmente più esposta al contagio da Covid-19. Ad annunciarlo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. L'importante studio di sieroprevalenza verrà effettuato presso la struttura sportiva del Palatedeschi nei giorni 23 e 24 luglio dalle 9 alle 18. Allo screening gratuito e su base volontaria verranno sottoposti i
titolari e dipendenti degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande, i titolari e dipendenti dei centri estetici e dei saloni di barbieri e parrucchieri, i dipendenti di Poste Italiane, di Comune, Provincia e Università del Lunisagno. La fase organizzata è stata messa a punto nel corso di una riunione convocata dal coordinatore dell'unità operativa per l'emergenza Gennaro Santa Maria e a cui hanno partecipato i rappresentanti dell'Unisagno, dell'Ordine dei Medici, del Collegio degli Infermieri Professionali e delle associazioni di volontariato. La provincia di Benevento ed Acqua Campania S.p.A. hanno presentato un progetto per la potabilizzazione dell'invaso di Campo Lattaro, redatto a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti il 15 maggio 2019. La potabilizzazione e l'utilizzo per fini irrigui dell'acqua della diga potrebbe diventare una grande opportunità per lo sviluppo dei nostri territori. Dalle notizie diffuse dalla provincia, i costi per la progettazione delle opere sono coperti dalle riserve economiche di Acqua Campania S.p.A. derivanti dagli introiti delle tariffe e dei servizi. Sino a qui non ci sarebbe nulla di strano se Acqua Campania fosse un ente pubblico, in realtà siamo in presenza di una società per azioni che ha come unico scopo il profitto di impresa ed è partecipata in larghissima maggioranza da Caltagirone S.p.A. e dalla solita multinazionale francese Veolia. I comitati per l'acqua pubblica della Campania e il comitato Sanita ABC invitano ancora una volta la popolazione sanita a fare molta attenzione perché il rischio dell'ennesimo regalo delle risorse idriche, dicono in una nota, ai privati è sempre più concreto. Il BCT Festival rende omaggio a Carlo Verdone, che rende omaggio a Ennio Morricone. Il regista e attore romano sarà ospite d'eccezione della serata di chiusura della quarta edizione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, in programma dal 28 luglio al 2 agosto, e per l'occasione ha scelto tra i tanti film da lui diretti e interpretati la proiezione di Bianco, Rosso e Verdone alle ore 21:30 domenica 2 agosto in piazza Cardinal Bartolomeo Pacca. Il segretario provinciale del CONAPO, sindacato autonomo Vigili del Fuoco di Benevento, Livio Cavuoto, tuona contro la dirigenza del comando provinciale. Non vogliamo e non possiamo essere trattati come bestie. Già nel mese di febbraio la nostra organizzazione sindacale aveva evidenziato con una nota le criticità logistiche e strutturali in cui versa la sede distaccata di Bonea e le condizioni in cui era costretto a fare servizio il personale della sede. Da pochi giorni siamo venuti a conoscenza dell'intenzione del comando di definire una dislocazione di ulteriore personale, ben 7 unità, presso la sede di Bonea per il periodo 15 luglio-15 settembre per far fronte alla campagna AIB 2020. Pur reiterando quanto segnalato in termini di criticità logistico-strutturali con una nota indirizzata alla dirigenza, non c'è stato nessun riscontro ed ulteriore conferma del totale disinteresse. Siamo stanchi di tali comportamenti, conclude Cavuoto, e speriamo che questo messaggio possa arrivare a tutti gli organi competenti del nostro territorio per far sì che si possa risolvere tale situazione. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, strumento che consentirà di classificare il grado di pericolosità dei ponti mediante degli indirizzi univoci e uniformi per tutto il territorio nazionale. L'approccio si sviluppa su 6 step di attività finalizzati alla classificazione del livello di rischio delle infrastrutture. Le ispezioni saranno finalizzate anche a verificare l'attendibilità dei dati raccolti, frutto anche della documentazione già esistente. Così in una nota la senatrice Sabrina Ricciardi del Movimento 5 Stelle, membro dell'ottava commissione al Senato Lavori Pubblici e Infrastrutture. L'iniziativa del Ministero è calzante anche per una problematica che interessa la città, dotata di un'infrastruttura più volte interdetta alla circolazione, il Ponte San Nicola. Alla luce di questo importante aggiornamento del MIT, sarà fondamentale procedere proprio alla classificazione del Ponte San Nicola di Benevento, pertanto ho scritto al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per sapere le tempistiche previste per l'adozione delle linee guida da parte dei soggetti gestori delle infrastrutture, oltre alle modalità effettive attraverso cui iniziare i lavori, il ruolo che verrà assunto dalle amministrazioni locali. Alle ore 21:05 su Rai 1 andrà in onda Una voce per Padre Pio. Alla conduzione ci sarà Flavio Insinna, affiancato da Nino Frassica e Nathalie Ghetta. Questa sarà un'edizione speciale per il programma nato da un'idea di Enzo Palumbo, che compie 21 anni di televisione e racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all'insegnamento di Padre Pio, dare sollievo alla sofferenza umana.
Il presidente della provincia di Benevento di Maria ha approvato la variazione di bilancio in merito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi del 31 dicembre 2019, come previsto dalle leggi di contabilità degli enti locali. Il provvedimento tiene conto delle schede predisposte per ciascun residuo attivo e passivo dei dirigenti dei settori e dei responsabili di ciascun servizio dell'ente. Ritmi esotici, passioni musicali e radici sannite per un arrangiamento moderno e destroso. Sono questi gli ingredienti della Tammorriata dei lavoratori. Un brano sentito, inedito ed originale per cantare dei diritti lavorativi ed urlare la necessità della dignità professionale in ogni settore. Una produzione del sindacato CGIL che ha fortemente voluto e sostenuto l'idea di un testo scritto all'unisono dal gruppo tra una biro ed un computer in una fusione di pensieri, cuori e parole. Un progetto riuscitissimo partito da pochi accordi su una chitarra ed arrivato nel giro di nulla ad essere inciso su una demo. La passione per la musica ed un tema sociale così importante, assieme ad un tocco di danza e regia, hanno dato vita ad una narrazione di grande spessore da ascoltare, ballare e toccare nel profondo. Un lavoro di squadra con la tamorra di Vincenzo Rotondo ed il basso di Raffaele Morabito, l'armonia della chitarra di Paolo Gallaro, le melodie intrecciate tra il violino di Eugenio Delli Veneri e la fisarmonica di Lorenzo Cirocco, un tocco di musica elettronica con la drum machine di Sandro Berlingieri, il tutto arricchito dalle ugole di Paolo ed Eugenio, fuse nella morbidezza e dolcezza dell'inconfondibile voce di Lucia Bergantino. Un brano cantato da tutti e per tutti, impreziosito dalla sinuosità dei movimenti della ballerina Sara Scuderi, per la regia di Flaminio Muccio. Continuano nel comune di Calvi le iniziative anti-Covid-19 a tutela di tutti i cittadini. L'amministrazione comunale, presieduta da Armando Rocco, propone un'altra iniziativa unica in tutta la regione Campania: igienizzazione, disinfezione e sanificazione gratuita di tutte le abitazioni. Tale iniziativa avrà inizio nella giornata di sabato 11 luglio, previa richiesta dei proprietari delle abitazioni. Continuerà fino a sabato 25 luglio. Incontro alla Rocca dei Rettori tra il presidente della provincia di Maria ed il sindaco di San Marco dei Cavoti, Cocca, per il progetto di completamento dei lavori di ristrutturazione del liceo classico Rosario Livatino. Il presidente della provincia ha illustrato al sindaco un cronoprogramma degli interventi che sono stati individuati in merito alla consegna a docenti e studenti di una struttura scolastica funzionante ed adeguata alle necessità della didattica. Si interverrà da subito con un secondo lotto di lavori per un importo di 151.000 euro. Per la struttura esterna dell'edificio scolastico sono stati anche già resi disponibili ulteriori 123.000 euro. Convenienza, qualità e misure di sicurezza per i tuoi acquisti. I punti vendita Io Bimbo con proposte top sono a Benevento in via Cassella e ad Avellino in Viale Italia. Fine settimana con il Mellin Day e la promozione Aggis. Primi anni gli store di mamma e papà. Un mondo tutto da scoprire. Inizia a prendere forma il Benevento 5 di Mister Breglia, con il sodalizio giallorosso che si è assicurato le prestazioni del laterale Antonio Piperno e del centrale difensivo Luigi Ferrante. Entrambi sono reduci dalla straordinaria esperienza vissuta al Domizia in Serie B, proprio sotto la guida del neoallenatore del Benevento 5. È in edicola Realtà Sannita. In prima pagina ecco l'incredibile storia di un'opera mai realizzata, il depuratore impossibile. Verde pubblico, dal 3 agosto si cambia. Arrivano 480 milioni per la diga di Campolattaro, ma a beneficio di chi? Il bonus del 110% allarga il suo raggio d'azione. Un unicum, ma ricolmo di fede, la festa in onore della Madonna delle Grazie. Benevento in Serie A. È in edicola la rivista Stregati, che celebra il ritorno del Benevento in Serie A. Tutte le emozioni della storica impresa dei giallorossi, le foto, i protagonisti, la festa promozione. Il regalo con la rivista è il poster del Benevento 2019-2020, imperdibile da collezionare. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.